Oggi vi porterò in un percorso virtuale per seguire una linea che si può tracciare sulla mappa satellitare di Roma, proprio come la potete vedere qua. Questa linea va da una porta all'altra della città e noi la seguiremo lungo le vie cittadine, passeremo attraverso luoghi, edifici e monumenti che sono stati eretti in epoche diverse e per motivi diversi, ma che oggi possiamo ritrovarli come ad indicarci un percorso in un particolare territorio. Nel mio libro Angeli e Demoni, Battaglie spirituali antiche e moderne, affronto proprio questo tema e vi lascio la lettura se volete approfondire di più questi particolari sui territori spirituali. Per adesso vi accompagno in questo percorso per scoprire insieme questo interessante fenomeno, l'urbanizzazione e la piafinicazione della città, che hanno seguito un piano particolare. Osservandone la pianta possiamo vedere quei simboli spirituali che abbiamo trovato anche nell'adorazione di antichi dei. Alcuni dei simboli dei monumenti della città sono stati inseriti nella sua urbanizzazione, seguendo geometrie alquanto straordinarie, perché vanno a formare geometrie e confini di territori a cui possiamo attribuire una specifica caratteristica spirituale. Come nel naturale, anche nello spirituale i territori sono delimitati da confini. E noi possiamo riconoscere questi confini. Ora partiamo da Piazza di Porta Maggiore. Qui c'è l'ingresso di uno dei più interessanti edifici della prima età imperiale, la Basilica Neopitagorica. Si trovano ancora ben conservati gli stucchi che l'adornano. Si tratta di scene mitologiche diverse, come Ganimede rapito da Zeus, Medea che offre una bevanda magica al drago che custodisce il vello d'oro, in modo che Giasone se ne possa impadronire, o Safo, la poetessa che si getta in mare, e i mitici viaggi degli Argonauti. Quello che a noi più interessa è che tutti questi stucchi hanno a che fare con il destino dell'anima e con i segreti dell'iniziazione. Ora torniamo sulla piazza, dove possiamo ammirare la Porta Maggiore, grandioso ingresso edificato dall'imperatore Claudio nel 52 d.C., che ci introduce nella città dove percorriamo di corsa la via di Porta Maggiore fino a Piazza Vittorio Emanuele, dove ci troviamo di fronte alla cosiddetta Porta Magica, Porta dei Cieli di Piazza Vittorio. Questo ingresso è tutto ciò che rimane nella villa del marchese Palombaro, un uomo dai mille segreti. Fu senatore di Roma, alchimista, amico della regina Cristina di Svezia. Nella sua villa si tenevano riunioni di alchimisti provenienti da tutta Europa. Tra questi c'erano il medico Giuseppe Francesco Borri, che si occupava di esoterismo, l'astronomo Giovanni Cassini, l'alchimista Francesco Maria Santinelli, il gesuita Anastasio Kirchen, che fu anche uno studioso di religioni egizie e ispiratore della Fontana dei Quattro Fiumi, che oggi si trova a Piazza Navona. Il marchese Palombara fu un uomo di spicco nella Roma del Seicento. Nel 1655 fece costruire la Porta Magica a seguito di un suo incontro misterioso con un uomo che dopo questo incontro sparì, lasciando le formule alchemiche ancora oggi leggibili sugli stipiti della stessa porta. Lasciamo la Porta Magica percorrendo via Carlo Alberto e ci troveremo presto a Piazza di Santa Maria Maggiore, dove possiamo ammirare sopra l'ingresso principale della cattedrale, sulla facciata frontale, una statua della Madonna che sovrasta quattro statue di uomini. Questo lo spiego meglio nel mio libro Angeli e Demoni. Ma sullo stesso piazzale si trova anche una colonna che faceva parte della Basilica di Massenzio e su cui vi è stata posta anche qui una statua della Madonna. Entrando nella cattedrale ci colpisce la grandezza, le decorazioni, ma non possiamo non notare sulla sinistra, sopra al battistero, la stessa immagine riportata sulle piramidi del dollaro, il triangolo con l'occhio. Sotto l'altare vi è un'urna d'argento che pretende di contenere la culla dove Gesù venne posto a Betlemme. Se la visitate ancora oggi troverete sicuramente qualche fedele inginocchiato ad adorare una reliquia, che ovviamente è finta. Allora sbaglieremo a chiamare queste cose frode? Usciamo ora da questa cattedrale e continuiamo. Giriamo attorno alla cattedrale per ammirare l'obelisco che adorna Piazza dell'Esquilino. Percorriamo via Agostino De Petri, attraversiamo via Nazionale e imbocchiamo via delle Quattro Fontane per salire fino all'omonimo incrocio. Questa piazza, anche se solo un crocevia e non una piazza, viene chiamata così per la presenza delle Quattro Fontane.
Le statue che l'adornano sono dedicate a quattro divinità, Tevere, Arno, Diana e Giunone. Questo è il punto più alto del centro di Roma, cioè la cima del Colle Quirinale, colle che nell'antichità fu sede di numerosi templi. Da questo incrocio possiamo vedere i tre obelischi che si trovano a Trinità dei Monti, al Quirinale, a Santa Maria Maggiore. I tre obelischi formano il cosiddetto triangolo magico. Su un lato della piazza c'è la chiesa di San Carlo. Questa piccola chiesa nasconde molti simboli che possono essere notati solo da un occhio attento ai particolari. Due ne noteremo: l'occhio nel triangolo sui quattro confessionali agli angoli della chiesa e il triangolo nel cerchio della cupola. Riprendiamo ora la nostra strada su Via delle Quattro Fontane in direzione Piazza Barberini, dove possiamo ammirare la fontana del Tritone. Chi è Tritone? È il figlio di Poseidone, il dio del mare, conosciuto per aver indicato la via Giasone agli Argonauti, gli stessi della basilica neopitagorica da dove siamo partiti anche noi. Forse vuole indicare la via anche a chi percorre questo tragitto nella città? Procediamo su Via Sistina fino all'obelisco di Trinità dei Monti. Dopo aver ammirato il panorama, scendiamo la famosa scalinata della moda per arrivare su Piazza di Spagna, e sulla sinistra non ci sfugge la colonna dell'Immacolata Concezione, con in cima la statua della Madonna e ai suoi piedi quattro statue. La colonna venne eretta nel 1854, dopo aver proclamato il dogma in cui si afferma che Maria fu concepita immune dal peccato. Ora camminiamo lungo Via del Babuino per essere sorpresi dal colpo d'occhio che la magnifica Piazza del Popolo ci riserva alla fine della strada. Questa piazza è talmente satura di spiritualità che ci si trova circondati. La sua storia inizia con una quercia sotto cui fu sepolto l'imperatore Nerone, oggi la quercia è sostituita da un obelisco egizio. Ai due lati della piazza le statue di Nettuno e della Dea di Roma troneggiano, ma noi vogliamo in fretta passare per la Porta Flaminia, anch'essa testimone di esecuzioni capitali ordinate dai papi e di benvenuti a personaggi la cui immoralità era ben conosciuta, come la regina Cristina di Svezia, ricordata ancora oggi da una scritta sulla porta che inneggia il suo felice e fausto ingresso a Roma. L'ultimo tratto del percorso passa per via Flaminia, poi a sinistra in via Domenico Alberto Zuni e, superato il ponte Matteotti, ci porta ad incontrare una scultura raffigurante il volto della Dea di Roma. Abbiamo attraversato Roma su una linea immaginaria che porta da un punto all'altro della città. Abbiamo incontrato sul percorso molti simboli, edifici, monumenti antichi e moderni che richiamano al mondo spirituale. Se avrai l'opportunità di venire a Roma, percorri questo itinerario ed altri ancora che illustro nel libro Angeli e Demoni, o vieni con noi a fare un'esperienza reale in un territorio spirituale. Ti aspettiamo!